Avevo appena firmato l'ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale tanto abbiamo lavorato con i miei assessori e i miei uffici, dopo aver sentito anche i sindaci delle altre città metropolitane, ma prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente al ministro Speranza, col quale mi ero anche lungamente sentito ieri, e il ministro mi ha poc'anzi notiziato che la Campania è zona rossa. Quindi questa ordinanza in questo momento non ha più efficacia, però sono contento del lavoro che abbiamo fatto, perché in questa ordinanza si faceva chiarezza, nel senso che si evidenziava in maniera efficace che nella zona gialla le persone possono circolare, i negozi sono aperti e quindi non bisogna meravigliarsi se c'è tanta gente per strada, e che chiudere una strada piuttosto che un'altra non aveva alcun tipo di senso, alcun tipo di efficacia, anzi poteva rafforzare concentrazioni in altri luoghi. Quindi con questa ordinanza si individuavano delle strade su cui eventualmente intervenire solo in casi di forti e potenziali assembramenti, quindi si auspicava un maggior controllo del territorio, che auspico anche adesso nonostante andiamo in zona rossa. Quello che però ora mi sento fortemente di chiedere al governo, come ho fatto al Presidente del Consiglio con una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati, perché non può la città pagare sulla propria pelle una zona rossa che con un diverso lavoro nei mesi successivi al lockdown sul piano sanitario poteva essere evitata.